È chiaro che dobbiamo evitare che anche questa proposta possa poi diventare un ulteriore scippo alla città di Reggio Calabria, intendendo l'area metropolitana, perché va benissimo qualunque proposta, va bene anche il Polo dello Stretto, ma è chiaro che dobbiamo essere noi protagonisti di questo progetto e dobbiamo far sì che Reggio si possa potenziare sempre di più, perché Reggio non ha solo il problema dell'aeroporto che oggi è gestito, forse non è gestito, ma che comunque va volontariamente o non volontariamente, dipende da come è gestito, va a vantaggio di Lamezia Terme e quindi di Catanzaro. È messa anche in discussione l'ufficio regionale delle dogane, che da Reggio rischia di andare a Catanzaro. Ci sono anche altri problemi che riguardano Reggio Calabria, in particolar modo anche l'assistenza sanitaria. Cioè, il problema Reggio è un problema più grande di quello che è il problema Calabria, che è ancora più grande del problema meridione, la cosiddetta questione meridionale. Per cui Reggio Calabria oggi ha bisogno che la politica torni a occuparsi veramente di quello che è il territorio e quelle sono le emergenze, perché addirittura è stato messo anche in discussione il Consiglio regionale che da Reggio deve andare a Catanzaro. Cioè, io credo che Reggio non può essere svuotata di tutto, per cui va bene l'invito di Musumeci a realizzare quello che può essere il Polo dello Stretto, ma sicuramente dobbiamo essere noi protagonisti, dobbiamo essere noi a determinarci in questo progetto e ad avere un ruolo centrale, se non primario, in questo polo che magari ancora è presto per parlarne, se non prima ci sediamo per discutere, per capire di che cosa si tratta e quale aree si vanno a coinvolgere, in particolar modo rispetto a quello che ha lanciato il Presidente. Sì, capisco che ci sono le amministrazioni locali che devono fare i primi passi e essere protagonisti, però a livello nazionale, ecco, una proposta da parte del suo partito. Ma il nostro partito, le proposte sono quelle che avete sentito in campagna elettorale, che è finita pochi giorni fa. Adesso aspettiamo di fare il governo e di andare a governare il paese e quindi di realizzare quelli che sono i punti del programma, che oltretutto vede una grande attenzione verso il sud, perché noi puntiamo più al rilancio, allo sviluppo del sud, il turismo con i punti che abbiamo affrontato in campagna elettorale, piuttosto che a un'assistenza che abbiamo visto che l'assistenzialismo è fallita e che ha portato a queste conclusioni oggi, dove c'è un tasso di disoccupazione in Calabria che supera il 60%, per cui io credo che oggi più che mai bisogna assolutamente creare un tavolo dove si fa meno politica e si lavora di più per quanto riguarda i progetti, perché quello che mancano sono i progetti. Non è un caso se proprio ieri ho costituito per la prima volta nella storia del nostro paese un intergruppo parlamentare, che è una commissione che vede la partecipazione di deputati e di senatori e per discutere del rilancio del Sud. Quindi parliamo di un intergruppo parlamentare per lo sviluppo del Sud, dove tutti i deputati e tutti i senatori possono far parte per portare i progetti che arrivano dalle loro regioni per fare un unico grande progetto di rilancio del Sud, e che può entrare magari in un grande, che può avere una grande attenzione da parte di tutto il governo, perché parliamo del rilancio del Sud e non di una singola città. Ecco qual è la grande novità che oggi porto a nome del mio partito, che appunto ho voluto fare, è che la costituzione di questo intergruppo parlamentare con la partecipazione di deputati e senatori del Sud ma anche del Nord ha avuto grande successo. Da ieri sera ad oggi sono stati tantissimi i colleghi che hanno voluto aderire.